Mentre Shrek e gli altri erano impegnati nella missione reale, Fiona tornò al castello. Lì Cenerentola, la bella addormentata, Biancaneve e Rapunzolo ma dai, si dedicavano al loro passatempo preferito. Che cattiveria! Prende il tè? Prendere il tè? Ma davvero? Lo fanno tutte le principesse di questi tempi. Ma per loro il principe azzurro e i suoi sicari avevano in mente ben altro. La Madonna, molto, che cattiveria! Molto lontano è mio! E chiedendo dove fosse finito Shrek... Non lo troverai mai. Fece la seconda cosa migliore. Interrogate il burattino, trovate l'orco. E gettò le principesse in una cella buia. Pulire, pulire! Con Shrek lontano e le grinfie di azzurro sul trono... Non è vero! Il futuro del regno era lungi dall'essere roseo. O meglio... Fino a che... O meglio, non mi ricordo bene questa scena qua della prigione, ma c'è un personaggio lì che non dovrebbe esserci in teoria. Dentro la prigione, intendo. Tra l'altro è vero, comunque, in questo caso ha fatto una scelta intelligentissima, Artù e Artù Azzurro, perché interroga l'unica persona che non può mentire. Ehi là, c'è nessuno? Ma dai, siamo da soli? Bella addormentata. Fiona, dove sei? Chiusa in una cella. Riesci a raggiungermi? Non posso, sono prigioniera anch'io. Azzurro sta liberando tutti i prigionieri, eccetto noi. Devi tirarci fuori da qui. Ehi, chissà come mai. Ti lasciano andare, non è fantastico? Già, sapete che... come non detto, mi lasciate andare, per favore? Beh, non ne sono sicuro. Potrei passare dei guai. Ma sei un prigioniero, ma ascoltami. Più guai di come li avevi già. Grazie della fatina. Cos'è la mia abilità speciale? Addormentare la gente? Madonna mia. Come potrei lasciare qui una così bella principessa? Ma ti certo prego. Certo che vi lascio andare. Devo scappare? Ci vediamo? Cioè, scusami, la mia abilità speciale è usare attrazione? Sono prigioniera anch'io. Non amiamo la nobiltà. Prigioniero evaso. Ah beh, giusto. Allora, ha più senso questo piuttosto che ha... Una corona su 4, cosa abbiamo? Trova tutte le tazze regalo, ovviamente. Infliggi 5 colpi di grazia e il re trova tutte le corone, salvato e libera il prigioniero misterioso. Il prigioniero misterioso. C'è qualcosa di nascosto qui? È molto più lento. Madonna, gli ha tirato per caso un calcio nelle balle? Non proprio, ma... alla giusta angolazione, eh sì, è nelle balle. Ah, questo è l'attacco con cerchio. Allora, lei non carica l'attacco col cerchio, lo esegue solamente. Lo esegue solamente, non c'è bisogno di caricarlo. E come lo libero il prigioniero misterioso? E soprattutto, dov'è il suddetto prigioniero misterioso? Non lo so. Maronna gara. Ma scusami, i prigionieri che mi stavano venendo incontro. Dove sono? Allora, la cosa sicuramente buona della sua abilità col cerchio è che tutti i colpi che fa fanno danno da hitbox. Cioè, non è che è solo un colpo pesante eseguito. No, no, no. Tutti i colpi che esegue col cerchio fanno danno appena colpiscono il nemico. Vediamo in salto. Dio mio, è terribile. Fa una schiacciata a terra col piede e ci sta. Ma è fatto malissimo. I corvi posso menarli? No, per fortuna no, dai. Ovviamente dovrò picchiare gli alberi però. Quanto ci fai? Wow, la qualità, ragazzi. Ma io ancora non sono riuscito a fare neanche un colpo di grazia, vorrei dirlo, eh. Allora, questi qua rossastri, eccolo qui. Il primo... Madonna mia, hai capito la principessa. Allora, calmi tutti. Basta un po' con ste mele. Ok, l'effetto di attrazione non mi dispiace. Madonna mia, che calcio incredibile.
L'effetto di attrazione è molto molto utile, molto più di quanto mi aspettassi. La principessina purtroppo non ha un attacco super speciale, ad esempio Shrek che ferma il tempo, anche il gatto sinceramente. State solo perdendo il vostro tempo, sapete? Ok, sì, lo sto effettivamente perdendo perché devo indovinare la combinazione. Ah, per favore, nessuno è mai riuscito a trovare la combinazione. No. Bene. Cioè la combinazione era avere tre simboli uguali, giusto? Perché se era così, porca miseria, era la combinazione più semplice possibile, amico. Ma non riesco a fare gli attacchi di grazia, cioè... Servono del budino più tardi? No, questo cucchiaio affilato è per qualcos'altro, bellezza. Ti taglierò la gola, stronza! Come faccio a liberarti? Grazie della corona. Madonna mia, la principessa è terribile. La bella salta alle piccole altezze. Cioè? Ah! Ci sei quasi! Segui la mia voce, presto! Ma scusami, com'è possibile che segui la tua voce? Eri di sopra con noi, come fai a essere qua giù? Piuttosto che mettere un coltello, hanno messo tutti quanti il cucchiaio. Ci facevate più bella figura con una forchetta. Vedi, non appare triangolo sulla testa di nessuno. Devo andare molto più con calma, forse, se voglio usare il colpo di grazia. Devo dargli un colpo alla volta. E neanche così funziona, in realtà. Funziona tutto a caso in questo gioco, purtroppo. Ahia, che dolore. Vai! Ecco fatto, combattete fra di voi, va? Guarda, meglio di Dark Souls, quasi. Molto più bello, molto più emozionante il combat system. Niente, l'attacco di grazia ce lo sogniamo la notte. Rompi la cassa. Brava. Abbiamo trovato un'altra corona, ce ne manca solo una. Poi non capisco sta mania di collezionare le tazze. Serve una chiave. Le guardie devono aver lasciato perdere le combinazioni. Eh beh, giustamente. Dopo aver visto che una ragazza con un piede riesce a trovare la combinazione, giustamente avranno pensato... forse non è un'idea così geniale avere una combinazione da tre simboli. Madonna mia, cattiveria. Quanto siamo? Allora, siamo a due tazze, tre colpi di grazia e tre corone. Perfetto. Il prigioniero misterioso. Boh, chi lo sa. Questa è la mia breve distanza. Oh, il disegno. Fermo, fermo di qua. Perché voli a cazzo di cane? Dove sta andando? Ok, l'abbiamo preso. Sì, però cadi giusto. Ok, e qui abbiamo aperto. Perché c'è un armadietto. Ehi, eccolo lì. Questo era il prigioniero misterioso. Guarda, non mi faccio neanche troppe domande ormai. Bene così, va bene così. Devo smetterla di farmi queste domande. Certo, io apprezzo comunque, come voi ben sapete. Ma io posso fare un doppio salto, scusami, perché a questo punto sono a 6.000 monete. Oh, ecco un'altra tazza. Presa. No, non posso fare un doppio salto. Perché a questo punto non capisco come devo fare a passare, se no. Perché vedi, lei va... Ok, dovevo andare molto molto piano. Ok. Wow, è più difficile camminare qui che su tutto il resto del piano. Calma,
Calmati, pazza. Oh, dove sono finito? Ecco fatto. Grazie della tazzina. Siamo a 4 tazze, dai. Forse ce la si fa. Stromboli? Is that you? Principesse buone sul pane. Ti trovo, ti mangio. Ok, su di lui non ha effetto, giustamente. Buone sul pane, ma intanto mi sta menando come un marito degli anni 20. Niente, l'attacco questo qui. Allora, l'unico attacco che fa effetto è questo qua al cerchio. L'attacco quello lì in caduta non gli fa assolutamente nulla. Ma proprio zero, totale. Ok, ho trovato un prosciuttone. Intanto mi ricarico un attimino. Ok, sono già pieno, perfetto. Pensavo che mi servisse più polvere di fata. Ma ste guardie da dove sono uscite? Ehi ragazzi, dicono che lo spettacolo del principe azzurro sia strepitoso e che Raperonzolo abbia una parte importante. Rapestronzolo? Già, molto più sexy di... voi. Non riesco a credere a quello che hai detto e per giunta qui di fronte a me. Bel lavoro, Barry, ora si mette a piangere. Scusate, non sapevo che foste qui. Sei così insulso. Non stavo nemmeno pensando a voi. Pensavo a Cenerentola. Ah beh, allora scusami. Troppo tardi, perdente. Menatevi fra di voi. Ecco fatto. Risolta la situazione. E qua c'era un boccale che non avevamo preso. Com'è possibile? Prima me l'ha segnato. Ah, forse non l'abbiamo preso effettivamente, ma ce lo segnava come completato perché l'avevamo trovato. Forse per quello. Comunque abbiamo la chiave, possiamo proseguire. Neanche l'animazione per la chiave, ma va bene così, guarda. Non stiamo neanche lì a sindacare. Finito il livello? Ovviamente. I livelli stanno andando sempre più alla deriva ormai. Cioè, gli oggetti sono nascosti chissà dove. Fare colpi di grazia diventa impossibile perché non c'è il prompt. Va bene così, guarda. Ah beh, allora, scusami. Bello il disegno. 1200 monete. Cavaliere della tavola quadrata.